però sai, da quando sono arrivato io qua, perché ha fatto non dobbiamo fare qua in Bruno. Ma loro fanno sempre l'altra guancia. Oh, quando è la canzone partigiana? No, no! Ma si piace! Buongiorno! Enzo, come stai? Ciao! Oh, ciao,
Ciao. Questa piazza
Questa piazza oggi si rivolge a voi, autori di questa violenza che sta sporcando questo territorio da un bel po' di tempo. E questa piazza oggi non intende avere parole dolci nei confronti di quei signori, che non dimentichiamo, sono anche qui in mezzo a noi, perché loro ci guardano e ci osservano. E allora ci rivolgiamo a loro, ci rivolgiamo a voi e vi chiediamo che cosa pensavate di ottenere con questa violenza gratuita. Quei fuochi che da un buon po' di tempo divampano in questi nostri paesi hanno forse bruciato la nostra speranza? Quelle armi che pure avete usato ultimamente hanno forse ferito la nostra dignità? No! Guardate questi ragazzi, guardate questa piazza, guardate le nostre istituzioni. No! Non ci hanno scalfito. L'aggressione vile a questo territorio, la vostra aggressione vigliacca, ha forse piegato questa gente? Ha fatto arretrare le nostre istituzioni? Ha scoraggiato forse la gente comune? No, no. Che cosa pensavate di ottenere? Che cosa ancora cercate di ottenere? Rassegnatevi, rassegnatevi. La verità, e questa piazza di questo ne è convinta, la verità è che voi siete perdenti. Certo, non abbiamo ancora capito chi siete, non conosciamo ancora i vostri volti, ed è per questo che questa mattina siete anche autorizzati a stare in mezzo a noi. Non sappiamo cosa si nasconde dietro la parvenza insospettabile di non pochi di voi. Non abbiamo fra le nostre mani i vostri nomi. Non sappiamo neanche se siete quattro palombi, se siete furbi, se siete volgari criminali, se siete violenti mafiosi o se siete sofisticati delinquenti. In ogni caso una cosa noi sappiamo e ne siamo certi, voi siete perdenti. Certo, continuerete ancora a colpire, certo, e continuerete ancora a farlo vigliaccamente di notte, come avete fatto finora. Continuerete ancora a camminare tra di noi, arroganti della vostra impunità, che magari avete anche conquistato in qualche aula di tribunale con improvvisate assoluzioni, ma il vostro cammino non ha futuro, il vostro destino è segnato. Chiedetelo a quelli che vi hanno preceduto nell'aggressione mafiosa di questo territorio. Chiedetelo a loro in che modo negli anni passati sono stati arginati dall'indignazione di questa gente, dall'azione forte e decisa delle nostre istituzioni, delle nostre forze dell'ordine. Chiedetegli a quei compari se è valsa la pena mettersi contro gente onesta, contro i lavoratori, contro lo Stato. Chiedetegli a quelli che vi hanno preceduto che cosa è significato organizzare la loro vita fra un carcere e l'altro e cosa significa oggi camminare tra questa gente con un marchio che difficilmente ti possono togliere dalla pelle. E allora noi continuiamo a chiederti che cosa avete ottenuto. Ve lo diciamo noi. Ve lo diciamo noi. Avete ottenuto che vivete nell'ombra. Sfuggite ai nostri sguardi, vi guardate sempre le spalle, vi preoccupate che qualcuno non vi abbia riconosciuto
è che le forze dell'ordine prima o poi non possano risalire a voi. E non cambia se voi siete i semplici esecutori di piani criminosi più grandi o se siete voi stessi registi di questa violenza, ma siete sempre fuggiasti a casa vostra e clandestini fra la vostra gente, perché voi siete fra di noi, ma non vuol dire che siete dei nostri. Ci camminate accanto, ma non vuol dire che ci appartenete. E allora vi chiediamo, ma che razza di vita è la vostra? Ma che razza di vita state facendo? E poi, ecco che cos'altro avete ottenuto, questa piazza, questa bellissima manifestazione, le istituzioni in prima fila, un'indignazione collettiva, un'appartenenza ritrovata. Ecco che cosa avete ottenuto, la rabbia, la nostra rabbia, la rabbia bella, la rabbia sana, la rabbia positiva, quella che non intende fare neanche un passo indietro dinanzi alla vostra viltà, alla vostra vigliaccheria. Rassegnatevi, perché oltre ad essere vigliacchi siete ancora perdenti. Bravo! Guardatela questa piazza, guardatela, voi non avrete mai il nostro consenso, non leggerete mai sui nostri volti la stanchezza, la rassegnazione, la paura. E guardate questi ragazzi, e guardate bene questi ragazzi, a partire dai bambini delle scuole elementari. Voi non avrete mai la loro complicità, non leggerete mai nei loro occhi la tentazione di seguirvi, la voglia di emularvi, perché loro, i nostri ragazzi, sono affamati di vita, ma quella pulita, non quella sporca che offrite voi. Perché sono assetati i nostri ragazzi di libertà, ma quella vera, non quella che vi ha ridotto ad essere burattini di qualcun altro, sempre alle dipendenze di decisioni altrui. Ebbene, sono fragili i nostri ragazzi, ma le conquiste, nonostante le fragilità, se le vogliono sudare senza prendere scorciatoie, come invece pensate di fare voi. E amici che siete in questa piazza, guardiamoli anche noi i nostri ragazzi, guardiamoli. Guardiamo tutti quei ragazzi che ci hanno accompagnato in questa bella manifestazione. La loro radicalità ci richiami a una coerenza più stringente, tutti, tutti. La loro allegria ci restituisca la voglia di trasparenza. I loro colori richiamino in noi una maggiore responsabilità dinanzi a un'aggressione stupenda, all'aggressione che sta subendo questo mare stupendo che è dinanzi a noi. La loro ribellione, la loro contestazione, amici, ci faccia sentire in colpa quando stringiamo mani sporche, e le loro fragilità ci facciano provare non solo indignazione, non solo rabbia, ma disgusto. Disgusto, tanto disgusto, quando per esempio con le nostre associazioni, e ne sono tante anche qui questa mattina, e tutti davvero, a tutti davvero un grazie per questa manifestazione, ma disgusto, disgusto, quando anche le nostre associazioni, i nostri gruppi, preferiscono le navigazioni solitarie piuttosto che i cammini comuni, quando le nostre chiese, la mia chiesa, preferisce la certezza delle sacrestie agli imprevisti della strada, quando la politica, certa politica, parla un linguaggio autoreferenziale piuttosto che quello della gente, di chi fa fatica e di chi vive gli stenti. Disgusto,
solamente disgusto quando dopo 4 anni ancora nessuno è riuscito a dirci che cosa davvero c'è dietro questa scia di violenza, perché non vogliamo più sentire nessuno che ci dica state tranquilli mentre la notte dopo sistematicamente si ritorna a sparare e a incendiare i capannoni dei nostri agricoltori e dei nostri imprenditori. Ma disgusto, tanto disgusto. Bravo! Tanto disgusto quando le banche continuano a non capire che non aprire le porte alla gente, alle aziende, alle imprese, soprattutto quelle in difficoltà, soprattutto quelle che hanno subito questa violenza, non aprire loro le porte non significa non dare credito a un singolo, ma significa rubare il futuro alle speranze di questo territorio. Si passino la mano sulla coscienza del banco. Ecco perché. Spesso leggiamo la rassegnazione e la paura sul volto di chi ha subito. E a loro va tutta la nostra amicizia, la nostra solidarietà, il nostro sostegno, perché alcuni ci hanno anche accompagnato in questa manifestazione. Ecco perché leggiamo la rassegnazione sulla loro volta. Perché forse amici non siamo più credibili. E invece questa piazza oggi chiede conto, certo, chiede conto anche dei troppi facili allarmismi, tanti, tanti, ma chiede conto soprattutto delle frettolose semplificazioni, perché se gli allarmismi falsificano la realtà, chi invece la realtà la legge con superficialità e la minimizza è responsabile quando quelli che incendiano e sparano. Ed ecco perché voi che state deturpando questo pezzo di Basilicata, da questa piazza non sarete mai approvati, perché tutti quelli che sono qui presenti, i ragazzi, le associazioni, le forze dell'ordine, le istituzioni, i sindaci in prima fila, la Chiesa, tutti, ma proprio tutti, tutti, in questa piazza, in questo territorio, abbiamo voglia di pulizia, di speranza, di futura, di futuro, di vita, parole che sono l'esatto contrario di quello che voi fate. Il messaggio che giunge a voi da questa piazza è chiaro, inequivocabile. Questa piazza, questo territorio, queste comunità non abbassano la testa dinanzi alla vostra violenza di piazza. Grazie. La gioia di questa piazza piena, come ha detto Don Marcello. Questa piazza piena vuol dire che noi, come istituzione, come chiesa, come popolo, siamo solidali con chi ha subito anche a dire. Doveva essere presente in mezzo a noi Sua Eccellenza il Vescovo, ma oggi coincide con la festa patronale della diocesi. E a caso loro Sant'Andrea, perché Sant'Andrea Bellino è il protettore della diocesi e il vescovo non poteva fare a meno di essere lì presente. Ma ha detto a me di esprimere tutta la sua solidarietà in questo momento critico delle nostre comunità. Perché la Chiesa è presente? Qualcuno comincia a dire finalmente vi siete svegliati, ma non è così. La Chiesa anche nel silenzio è stata sempre presente. Basta ricordare il numero uno della Gaudium Spes, che 50 anni fa è stato scritto dalla Chiesa, e dice questo: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Parole di 50 anni fa, dette dalla Chiesa. Perché c'è quello che c'è?
Noi come cristiani diciamo, c'è una crisi di valori e la crisi di valore porta a questi atti intimidatori. Dove? Innanzitutto nella famiglia. Dovremmo ricostruire le famiglie come una chiesa domestica, dove c'è l'amore, c'è il rispetto, c'è la concordia, dove i ruoli vengono rispettati. Nella società civile il furbo è quello che va avanti molte volte, e la persona onesta viene additata anche come uno che non capisce niente. Ci sono i sindaci, sono rappresentanti anche del nostro Parlamento, anche nella politica. Ogni giorno noi purtroppo assistiamo a dei fatti incresciosi e noi come popolo che li abbiamo votati e come cristiani tante volte sentiamo anche disagio per quello che succede a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello locale. Anche la politica deve modificare il suo modo di fare e attestarsi sui valori. Nel mondo del lavoro, e forse lì è anche più delicato, quante ingiustizie nel mondo del lavoro e quindi quante forme di piccola violenza in quel mondo. E forse senza forze i valori vengono a mancare anche tra noi cristiani. Dobbiamo fare anche noi il mea culpa. Il cardinale Ratzinger, prima di diventare Papa, in una omelia ha detto che molte volte i mali si annidano proprio all'interno della Chiesa stessa. Dobbiamo avere questo coraggio di saperlo dire. Ma la violenza che abbiamo assistito in questi anni non è solamente una violenza con le bombe, col fuoco, con le pistole. Purtroppo nel nostro megapontino c'è una violenza verbale che molte volte è anche peggio della violenza fisica. La violenza verbale che tante volte noi sentiamo nei mass media. Non rispettiamo la persona, parliamo male di tutto e di tutti. E questo genera scompiglio e magari genera anche odio. L'avversario viene visto molte volte come il nemico da battere. E allora lo dico oggi, lo dico domani, lo dico dopodomani, qualcuno veramente poi abbatte e succede quello che succede. L'uomo deve essere un soggetto e deve essere rispettato nella sua dignità, non un oggetto da servire. Fin quando mi serve è il mio amico, poi lo butto come butto un bastonetto usato. In questa situazione come cristiani diciamo che il perdono di Dio è sempre possibile, ma non è facile. Esso deve essere il risultato di un pentimento sincero, profondo, soprattutto intimo, la scelta di una conversione irreversibile. Lo abbiamo detto noi parroci qualche decina di giorni fa sulla stampa. Ma questa giornata viene in un momento particolare anche della nostra Italia. Ieri a Napoli c'è stata una manifestazione simile a questa, anche se Napoli è Napoli. E finalmente il cardinale Sente ha fatto un discorso che io credo che dobbiamo tutti quanti sentire, tutti quanti approfondire, tutti quanti condividere. E ho preso alcune frasi che vi voglio leggere. Ieri questa manifestazione era una manifestazione prettamente religiosa. C'erano i religiosi delle varie comunità, cristiane e non cristiane, cattoliche e non cattoliche, e insieme hanno gridato contro la camorra e quindi contro il male. Che ha detto il cardinale Sente? Voi siete i veri sconfitti, siete i cadaveri che camminano, condannati a morte certa da voi stessi, sapendo che vi semina vento, raccogliete testa. Se non vi pentite, questa è la novità, se non vi pentite non entrerete in chiesa neanche da morti. Un richiamo fortissimo contro i camorristi è stato lanciato dal arcivescovo di Napoli, Crescenzo Sette. Prima
deve si iniziare a far colare domenica, interreligiosa, per le vittime della criminalità, proprio ieri alle 18.30 a Napoli. Non importa quanti siamo, perché la fattezza del numero è adunata al calore dei cuori e dal comune sentire di un popolo. Come infatti esserci, e in questa piazza ci siamo, possare insieme, di pregare insieme del nostro unico Dio, facendo memoria di tanti fratelli ai quali si è tolta la vita senza colpa e senza ragione alcuna. Ha continuato. Voi seminatori di violenza e di morte, rimanete nelle tenebre, vi nascondete perché avete paura, perché dovreste piuttosto avere vergogna di voi stessi e dei vostri comportamenti. Sfuggite alla luce del giorno perché avvertite il peso delle vostre colpe gravissime e non avete il coraggio di stare tra la gente. Poi rivolgendosi di nuovo ai camorristi ha detto: sappiate che da parte nostra non ci può essere alcuna indulgenza. Siamo su sponde distinte e distanti, finché rimanete sotto il tunnel della violenza e della morte. Questa società, questa umanità non vi appartiene, perché voi siete altro. Avete scelto di stare contro i vostri fratelli, contro l'umanità, contro la legge, contro quei valori che sono la base di ogni persona umana e della nostra stessa civiltà. E dice la parola di Giovanni Paolo II: vi parlo nel nome del nostro Dio misericordioso. Scegliete la vita, quella vera, quella sacra. Deponete le armi, perché possono sparare e uccidere, ma Dio è il solo bene, il male non prevarrà. Cosa dite dopo l'intervento di Don Antonio ieri e di Don Marcello? Prima di tutto fatemi un bel applauso. Ciao Leo! Fatelo un bel applauso perché lo meritate, perché combattere la criminalità significa essere forti e dimostrare di non avere paura. Allora, io voglio iniziare con il presentarmi, sono Leonardo Matera e non sono qui a rappresentare